Ascolti grande fratello, i bastardi di Piso Falcon 4 e gli altri programmi. Grande fratello puntata di ieri sera, ecco cam sono andati gli ascolti. E, andata in onda ieri sera un'altra puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini tra polemiche e colpi di scena. Si segnala che stavolta la concorrente ad essere stata eliminata dal pubblico a casa è stata Valentina. Ma cam sono andati gli ascolti? Titik. La lunga diretta su canale 5 è stata seguita mediamente da 2.271.000 spettatori a casa con il 17,70% di share. Rispetto a giovedì scorso il padre di tutti i reality show in onda sulla Miraglia Mediaset ha guadagnato circa 400.000 spettatori a casa e poco più di un mezzo punto di share. Ascolti i bastardi di Piso Falcon 4 puntata del 30 Ottobre, i dati auditel. Il grande fratello con il 17,70% di share non ha potuto niente kontrol la seri TV in onda sulla Miraglia Rai ieri sera. Difatti la fiction in cui Alessandro Gassman è protagonista assoluto è stata seguita da poco più di 3.600.000 spettatori a casa con il 21,50% di share. Ascolti sicuramente buoni che hanno permesso a Rai Uno di portarsi a casa la serata in non challenge contro il reality di Alfonso Signorini, chi ua per vedere cose successo ieri sera. Rispetto a settimana scorsa la serie televisiva ha perso circa 100.000 telespettatori riuscendo però a guadagnare quasi mezzo punto di share. Si segnala poi che in access prime time non c'è stata invece sfida, visto che Amadeus con il suo affari tuo è stato seguito da poco meno di 5 milioni di telespettatori con il 23,14%, mentre Striscia la notizia non ha raggiunto i 3 milioni di spettatori Fernando si al 13,80% di share. Ascolti delle cadet Rai e Mediaset, Italia satu sugli scudi con il film, Mel Bianca Guacero. Ovviamente la serata di ieri non è stata caratterizzata solo dalla sfida tra il grande fratello e i bastardi di Piso Falcon 4. Difatti si fa presente che la sfida è stata accessissima anche per le reti cadet. Si sottolinea il risultato davvero sotto le aspettative per Bianca Guacero con il suo show Liberi Tutti, in onda su Raidu, ieri la transmission è stata seguita da 438.000 spettatori a casa con il 2,60% di share. Bene invece Italia satu c con il film Peppermint, L'Angelo della Vendetta con 1.400.000 spettatori a casa e il 7,80% di share. Buoni ascolti anche per Rai 3 e Rete 4 rispettivamente con Presidreta e Quarta Repubblica. Ascolti stabili per TV 8 con lo show della Gialapas. Anche iri il programma komiko ha intratenuto 773.000 spettatori con il 4,60% di share.